Gazzettino del Male. Eccone un'altra. Beh, ora dovrebbero bastare, sì. Ehi, ciao! Scusami, non ti ho neanche sentito arrivare. È che stavo cercando di capire quante fragole spremere nella nuova bibita che sto cercando di inventare. A te piacciono le fragole? Anche a me moltissimo. Lo sai, Tonio mi ha svelato qualche segreto che sono sicura mi sarà utilissimo per diventare una perfetta folletta bibitiera esperta. Ad esempio, tu lo sapevi che... Pacche secche, ma se te lo dico non è più un segreto. Beh, però sai, una cosa te la posso dire. Che una bibita non serve soltanto a dissetare, ma anche ad evocare dei profumi e delle atmosfere, sì. E quando bevi, se chiudi gli occhi, deve venirti in mente qualcosa di bello. A te è mai successo? Ah, ti succede tutte le volte che bevi il succo di mela perché lo bevi sempre a casa di tua nonna? Beh, è proprio questo che intendo. Se una bibita ti fa venire in mente qualcosa di bello, allora vuol dire che è giusta. Beh, ora è meglio che vada al chiosco perché devo assolutamente aprirlo e sono anche un po' in ritardo. Ci vediamo dopo, eh? Ciao! Viscere budella. La strega salamandra aveva proprio la mania di conservare tutto. Questo sarà l'ultimo, mi pare. Gran bel giornale, questo Gazzettino del Male. Principe Ranocchio schiacciato dalle ruote della carrozza reale. La bella addormentata cade dal letto. Raperonzolo ai pidocchi nella lunga treccia. Quante buone notizie. Beh, sarà meglio farli sparire. Dunque, l'incantesimo della sparizione. Perché farli sparire? Potrei farne qualcosa di meglio. Per esempio, spedirli nella fonte di quella fata petulante e curiosa. Sì. Mi piacerebbe vedere la sua faccia quando si accorgerà che i suoi amati pesciolini stanno annegando nell'inchiostro. Che idea! Sì, li spedirò direttamente nel suo laghetto. Carta incantata. Ordino e voglio. Dentro la fonte, foglio su foglio. Povera fatalina. Il tuo ruscello ora è pieno di carta. Che peccato. Ecco qua. E questo era l'ultimo. A me piacciono i bicchieri belli puliti. Oletta! Un baleotto di bubbo bene per un orco fritto. Orco fritto? Ma che cosa vuoi dire, orco rubio? Sono fritto, appaiato. Non ho dormeggiato tutta la notte. Traducendo, quindi, vuoi dire che sei afflitto e disperato? Sì, proprio quello. Ho ricevuto una bisunta dalla mia fidanzata Orchidea, sì. Eccola qui. Dove lei mi dice che io sono... Non sono golante, pensieroso e che mi vuole lasceggiare. Guarda. La bisunta sarebbe questa lettera tutta sporca di lardo? Vediamo un po' che cosa ti scrive. Caro Orco Rubio, sei un capoccione insensibile. Non sei mai golante con me e non hai pensieri gentili, perciò mi schifeggi. O cambi o ti lascio, non più tua fidanzata Orchidea. Ma che poi non è vero, perché io gli regaleggio sempre pentoloni pieni di cotiche, di ciccioli. Addirittura per la festa di Orchiburgia gli ho regaleggiato una collana di salsicciole. Ma cosa vuole di più? Vedi, Orco Rubio, Orchidea, anche se è un'orchessa, rimane pur sempre una donna. E le donne amano essere stupite, amano ricevere le piccole gentilezze. Non puoi regalarle sempre solo salumi. Ma perché no? Ma la salumanza è buonerrima. Sei il solito sciagurato! Hai inquinato tutta la mia sorgente con le tue cartacce e i pesci boccheggiano e rischiano di marire. Ma sei impazzito, forse? Cartacce... Ma sei impazzito, la fatozzola, ma io non ne so niente delle tue cartacce. Io non c'entro niente con la tua pesciolanza. Ah sì? E tu credi che ci sia qualcun altro al Fantabosco oltre te che abbia interesse a riempire
Fatalina, anche io in questa storia ci vedo qualcosa di strano. Sì, perché io quando sono arrivata sono passata per il ruscello e l'acqua era ancora pulitissima. E Orco Rubio non può essere stato lui perché è arrivato subito dopo di me. Ah sì? Mi prendi per visionaria? Allora vieni a vedere allora. Tu prendi le difese di questo orco unto e pasticcione. Ma no, volevo solo dire... Vabbè, verrò a vedere con i miei occhi, d'accordo? E tu, Orco Rubio, se vuoi dell'altro bumbumele, in cantina ce n'è. Ma sì, offri ancora del bumbumele, dai, brava amica! Ma no, Fatalina, è solo che io in questa faccenda non ci vedo chiaro, ecco. Io non capisco. Non capisco, Fatalina. Sono passata da qua solo pochi minuti fa e l'acqua era pulitissima come al solito. Che cosa può essere successo? Il vento, forse? Ma che vento? Ci vorrebbe un vento di bufera per mandare in aria tutti questi fogli. E oggi è una giornata tranquillissima. Io non capisco, veramente non capisco. Aspetta un attimo. Guarda, Fatalina, il Gazzettino del Male. C'è una sola persona in tutto il Fantabosco che legge questo orribile fogliaccio. Strega Varana. Già, e prima di lei, Strega Salamandra. Non vorrei che Strega Varana avesse buttato via anche tutti i vecchi giornali. E doveva buttarli proprio tutti nel mio laghetto. Io non so, ci sono i cassonetti apposta per la carta. Da Bosco Vicino al Fantabosco ce ne saranno almeno 10. Sicuramente l'ha fatto per farmi dispetto. Ma io adesso vado là e gliene dico 4. Sì, sì, glielo faccio mangiare foglio per foglio il suo giornale. E la incarto nel suo giornale come una mummia. No, Fatalina, adesso tu ti calmi, perché Strega Varana è una strega pericolosa ed è sempre meglio non affrontarla direttamente. Eh sì, Strega Varana deve passarla liscia allora? No, assolutamente no. Diciamo che la faremo pentire amaramente di quello che ha fatto, ma con astuzia. Ho un'idea. Vedi, io sono figlia di Cartai e nipote di Cartai e so quanto è importante la carta e quant'è preziosa. Noi qui al Fantabosco non la sprechiamo, ma a città laggiù so che in media ogni persona usa mezzo chilo di carta al giorno e da qualche parte la deve pur mettere quando poi l'ha usata. E quindi, non potendo conservare tutto, la carta non viene buttata ma riciclata. Ecco, diciamo che noi faremo un po' come loro. Se ho capito bene, vuoi dirmi che noi trasformeremo tutta questa cartaccia? Mm-hmm. Ma quando l'avremo trasformata, non sarà più cartaccia, ma qualcos'altro. Povero me, dolorato e offeso. Che doloranza! Orco Rubio, smettila di piangere le lacrime di coccodrillo. Se tu fossi stato un po' più gentile, Orchidea non ti avrebbe abbandonato. Ora dobbiamo assolutamente rimediare a questa cosa. E quindi vai a prendere la carriola che c'è dietro al chiosco, prendi un secchio e vai al ruscello, raccogli tutta la carta che c'è nell'acqua e anche quella asciutta che c'è in giro. E io in cambio costruirò per te qualcosa con la carta che piacerà molto ad Orchidea e vedrai che così lei ti amerà per sempre. Sei sicura, Follettola? Uh-huh. No, racconti storiacole. Allora, sì, vado e svengo, sì. Ehi, mi avevi detto che l'avresti fatto pagare a Strega Varana. E infatti è proprio così. Ora riciclerò un po' di carta e costruirò un oggetto per Strega Varana a cui Strega Varana non potrà assolutamente resistere. Un ombrellino all'ultima moda. E se tu mi aiuterai faremo molto prima. Allora, dovresti prendere 3 fogli di giornale e piegarli a ventaglio. Quindi dovremo avere 3 ventagli. Io intanto costruirò il manico. E se vuoi provare anche tu è molto semplice. Basta che ti procuri 5 fogli di giornali, poi nastro adesivo e una sfilatrice. Per fare il manico basta un foglio di giornale piegato così e bisogna arrotolarlo in diagonale. Una volta finito di arrotolare si ferma con il nastro adesivo. Poi si prendono altri 2 fogli di giornale e si piegano lungo il lato più lungo.
poi si mettono uno sopra l'altro così e si attaccano sempre col nastro adesivo. Grazie. Dopodiché si arrotolano lungo il manico. Ecco, bisogna fermare il foglio col nastro adesivo. Così. Arrotolare così il foglio servirà per fermare il cappello dell'ombrello. Nina, mi sembra così strano che da un giornale venga fuori un ombrello. Beh, il riciclo è un po' come una magia. Vedi, con la carta si possono fare festoni, centrini e anche ombrelli. Io faccio l'ultima fisarmonica con il terzo foglio. Vedrai che quando avremo finito ne verrà fuori un ombrello che farà un'invidia a Stregavarana. Sì, speriamo che Orco Rubio almeno tiri su tutta quella cartaccia. Ma è uno sgocciolamento tremenderrimo. Orco Rubio, da quando in qua ti sei messo a fare lo spazzino? Mica sono io che voglio spazzolare. Mi ha detto di venire qui la follettola con i capelli a turacciolo. Anche perché la fatonzola gli ha detto che sono stato io a sporcheggiare. Ma non è vero. Senti. E dimmi, la brava fatina si è arrabbiata quando ha visto il suo ruscello tutto sporco? Si è arrabbiata? Uh-huh. Orco sì che si è arrabbiata. Uh-huh. Sembrava un serpentaccio arrotolato ad un bastone. Urreggiava come un cinghiale in trappola. Era furiesca. Era furiesca? Sono contenta, bella estate. Sì, appena ho troveggiato chi ha sporcheggiato così, lo prendo per l'orecchio e lo faccio voleggiare. E poi farla voleggiare un orco. È un'ingiustizia là. Non credo che saprai mai chi è stato Orco Rubio. Buon lavoro. Ma questo cartamento, ma è schifoserrimo, sembra cacca di stambecco, puzzeggia. Ecco, con la spillatrice ho attaccato i 3 ventagli che avevi fatto tu. E poi ho attaccato tutto al manico, vedi? E il nostro ombrellino è pronto. Che cosa dici, come ti sembra? Nina, è bellissimo. Non avrei mai creduto che tu potessi da un semplice giornale fare un ombrellino da sole così bello. Farò un'invidia Stregavarana. Folletta! Ecco qui. La giornalanza. Ma questo qui è l'ombrello per orchidee, ma è bellissimo! Giù le zampe, bestione! Questo è per me! Io vado, Nina. Ma follettola, ma io non comprendo, ma perché mi hai fatto predeggiare tutti questi giornali sbagnevoli, eh? Cosa ci farai con questa cartaccia bagnata e pesta? Guarda che Orco Rubio, io non ti ho affatto imbrogliato, perché questi fogli di carta che tu chiami sbagnevoli e pesti sono molto utili, perché con questi fogli io farò la carta pesta. Aspetta. Ti piace questa collana? Ma è bellerrima! Ma se porteggio questa collana la orchidea, lei mi pacifica subito. Beh, e l'avrai e gliela porterai, perché ora te ne costruisco una uguale. Guarda, è semplicissimo. Aspetta. Ci vuole la colla e l'acqua.
prendiamo un foglio di carta bagnato e lo tagliamo a strisce. Una volta bagnati con questo impasto fatto di acqua e di colla, si prende la striscia e la si avvolge intorno a un bastoncino come questo. Questo rotolino, una volta messo in forno ad asciugare, diventerà duro e così si potrà colorare e utilizzare per fare la collana. Ora ti farò tanti altri rotolini come questi e poi tu li porterai a cuoco Basilio perché li metta in forno ad asciugare e così sarà pronta la tua bellissima collana per la tua orchidea. Contento? Come un porcello nessuno. Non so se mangiarmi un uovo di pernice. Ho un uovo di raspo. Meglio un ovetto di avvoltoio. Buongiorno, strega varana. Hai fatto 6 orba per caso? Perché giri con l'ombrello? Non piove mica. C'è un sole che spacca le pietre. Forse sei tu ad essere orba, perché vedi, questo non è un ombrellino da pioggia, ma un ombrellino da sole. Le vere signore non devono prendere troppo sole in faccia, perché rovina la pelle. E tu devi averne preso un po' troppo, perché ti si iniziano a vedere le rughe. Come osi, pallida seppiambulante. Io sono 1000 volte più bella di te. Ma forse è vero. Però anche a te servirebbe questo preziosissimo ombrellino che viene dalla Cina, perché sai, le ragazze di quel paese hanno la pelle di luna. Non so, per questo posso procurarmelo quando voglio. Ne dubito. Io solo posso procurarmelo da un mercante che viene solo una volta l'anno al Fattabosco e solo nelle notti di luna piena. Ok, ciance. Quanto hai pagato quel misero ombrello? Una sciocchezza. Sono 1000 euro lilleri d'oro. 1000 euro lilleri d'oro? È una follia. Guarda, sì, forse, ma proprio per amicizia, ecco, io potrei cedertelo, vediamo, per 900 euro lilleri d'oro. 500. 800. 600. 700. Nessuna. Eccoti gli euro lilleri, fata. Ed eccoti il tuo ombrello, strega. Beh, per riparare dal sole ripara. Chissà perché costa così tanto. Di quale prezioso materiale sarà fatto? C'è scritto qualcosa. Forse il paese da cui provieni. Il gazzettino del male? Viscere budella! Sono stata imbrogliata, turlupinata, offesa, derubata! Un ombrello di carta, la mia carta. Rabbia profonda, odio eterno. Ecco, vedi, questi cannellini di carta, una volta cotti nel forno e asciugati per bene, diventeranno duri. Così si potranno sfilare dal bastoncino, colorare e infilare con un filo. Beh, e vedrai che per la tua orchidea faremo una collana bellissima. Contento? Ma si può fare anche uno sbraccialetto, oppure una bella cinturola.
Ma certo, Orco Rubio, con la carta si possono fare un sacco di cose. Guarda, con la carta bagnata avanzata nel secchio farò della carta pesta. E vedi, basta spezzettarla in tanti pezzettini, aggiungerci la colla e dopodiché si formerà una pasta morbida con la quale si potranno fare tantissimi oggetti. Ma ora mi raccomando, corri da cuoco Basilio, altrimenti la collana non sarà mai pronta prima di sera. Sì. Vado e svengo. Sì. Nina, è andato tutto benissimo. Guarda qua, 700 euro lilleri d'oro in cambio di un ombrellino di carta. Stregavarana ci è caduta come una mosca nel miele. Ma come hai fatto a convincerla? Le ho solo detto che stando al sole le stavano già spuntando le prime rughe e aveva assolutamente bisogno di un preziosissimo, unico e introvabile ombrellino cinese. Presto, Fatalina, vai a nasconderti in cantina. Rivoglio indietro i miei 700 euro lilleri d'oro. Dov'è quella fataladra imbrogliona che mi ha derubato? Nessuno ti ha derubato qui, strega varana. Ecco qui le tue monete. Fatalina è partita per il regno d'Oltracque e mi ha detto che se tu non eri soddisfatta dell'acquisto del tuo ombrellino, avrei dovuto ridarti le monete e regalarti anche tutta questa preziosissima carta. Cosa vuoi che me ne faccia di tutta questa cartaccia? Ti sbagli di grossa, strega varana. Con la carta si possono fare mille oggetti diversi, come centrini, collane, anche maschere di cartapesta. Ma anche maschere di paura? Certo, anzi le maschere di paura sono la mia specialità. Potrei fartene una che farebbe paura anche a te stessa. Ma sia, non accetterò questo modesto tributo. Aspetto la maschera al mio antro. Se n'è andata! Davvero costruirai qualcosa anche per lei? Perché no? In fondo la carta è sua. Nina, sei bravissima. Vediamo se Sputa Pallin ha un modo migliore per dirtelo. Mani artiste ballerine, mani brave musiciste, mani acrobate volate, mani attrici recitate, mani svelte, mani mie, fate favole e magie, e poi quando son finite, applaudite, applaudite. Beh, Fatalina è sempre troppo gentile. Sì, perché dopo tutto fare oggetti con la carta è molto meno difficile di quanto sembri. Puoi provare con tutta la carta che hai a casa, puoi usare carta di giornale, carta di caramelle, carta argentata, tutto purché sia carta e purché non ne vada sprecata nemmeno un foglietto. Beh, se vuoi saperne di più, torna a trovarci al chiosco e noi ti aspettiamo, siamo sempre qui. Ciao!